Nel precedente episodio, Liko e Roy hanno scoperto la storia dell'antico avventuriero e dei suoi 6 Pokémon eroi, decidendo con il gruppo di dirigersi verso la regione di Galar. In questa puntata, la nave dei Locomonauti non riesce a partire a causa di un guasto e per questo la ciurma ne approfitta per fare un picnic rilassante mentre attendono che Dot sistemi tutto. Mentre mangiano dopo aver preparato i loro panini, Liko ripensa a tutti i momenti che ha già vissuto da quando è arrivata nella regione di Kanto semplicemente per studiare. All'improvviso spunta fuori un Pokémon che ruba il panino che Roy stava dando a Fuecoco, con il ragazzo che decide di inseguirlo. Si tratta di un Battrel piuttosto affamato, che decide di lottare contro il Pokémon Fuoco iniziando una gara a chi urla di più. Roy, accorgendosi che il Pokémon ha tanta fame, decide di dividere il panino con l'approvazione anche di Fuecoco, ma Battrel finisce per rubare anche l'altra parte. Rassegnati, Roy e Fuecoco tornano verso la nave, con il ragazzo che nota come Battrel sia rimasto lì fermo senza unirsi al resto dello stormo che è volato via. Nel frattempo, Liko voleva rendere in qualche modo partecipi anche Dot e Landon al picnic e per questo insieme a Mardok ha lasciato sulla nave diversi ingredienti per fargli fare i loro panini personali, pur non partecipando al picnic insieme agli altri. Dot come ringraziamento manda loro una foto mentre li preparano, ma a sorpresa di Liko è travestita da Nidotina, con la ragazza che però pensa che non sia altro che un suo costume e non che Dot sia effettivamente la sua streamer preferita. Il gruppo si incammina verso la nave per far rientro, ma Roy non riesce a smettere di pensare al Battrel incontrato poco prima e per questo decide di tornare indietro per incontrarlo di nuovo. Nei dintorni della nave però, Spinel degli esploratori è arrivato a dar fastidio con i suoi Pokémon, bloccando il ripristino del mezzo dei Locomonauti. Nel prossimo episodio, Friede si lancerà all'inseguimento di una misteriosa figura che sta causando problemi. Segui il continuo della storia con i nostri In Sintesi.